Mi padre aveva un mulo, si chiamava Pepe, come mio tio. Era grigio, spelacchiato, e sembrava non sentire il calore e la fatica. C'era solo una regola da rispettare con Pepe, mai passargli dietro. Una volta la dimenticai, e il bastardo con un calcio mi ruppe due costole. Non so perché, ma la notte in cui mi spararono a Medellin, ripensai a Pepe il mulo. A colpirmi però non furono gli zoccoli, ma tre proiettili. Non ricordo di aver provato dolore, sino impotenza. Prima di allora pensavo che quei pezzi di piombo lanciati alla velocità folle bruciassero come lava incandescente, e invece non provai nulla, nada. Rimasi a terra, immobile. Accanto a me, Pablo Escobar e Alma Muerta sparavano e ricaricavano le loro armi senza sosta. La voce del patrono urlava in ombre. La udivo chiaramente, anche se distante. Un tratto Alma Muerta mi sollevò il busto con una mano. Il suo occhio sano scrutò il mio sguardo alla ricerca di un cenno di vita. Avrei voluto dirgli di andarsene perché quegli hijos de puta avevano mitragliatrici e tanti proiettili, mentre noi solo le nostre pistole. Finiti i colpi della sua colta, Alma Muerta mi strappò l'arma de mano e continuò a fare fuoco. Sembrava tutto perdido. Poi, alle nostre spalle giunse un'auto. Altri colpi di mitra risuonarono nella noce. Questa volta però erano della nostra parte. Mi sentii sollevare e caricare sui sedili posteriori da un SUV che subito dopo si lanciò tra le strade di Medellín, mentre il mio corazon sembrava sul punto di arrendersi. C'era una gran confusione attorno ai miei occhi. Alma Muerta si era tolto la camicia, mi premeva contro le ferite, alternava preghiere e maledizioni contro l'uomo alla guida, minacciandolo di andare più in fretta o l'avrebbe ucciso. Rimasi in coma per 3 giorni. I medici mi diedero per spacciato e non avevano tutti i torti. Per estrarre i proiettili c'erano volute 7 ore di sala operatoria. Nella migliore delle ipotesi sarei rimasto un vegetale. Poi avvenne quello che molti definirono un milagro. Ho riaperto gli occhi. Il primo volto che vidi fu quello di mia moglie. Ringraziava Dio piangendo e baciandomi. Il Nazareno. Fu questo ciò che disse Alma Muerta abbracciandomi. E fu così che mi chiamarono da quel giorno. Il patron corruppe los medicos dell'ospital affinché rilasciassero un certificato di muerte. All'inizio non capii, poi tutto mi fu chiaro. Aveva dei piani per me. Sapeva che il cartel non sarebbe stato eterno, che i gringos della DEA gli avrebbero messo i bastoni tra le ruote. Aspettò che mi ristabilissi, poi mi convocò a Hacienda Napoli e si mi diede quello che io considero il mio peso d'eredità, la Spagna. Fu duro accettare. Mi tierra era la Colombia, era lì che volevo rimanere. Quel giorno discutemmo, cosa che un boss non è mai abituato a fare. Ma Pablo sembrava come sapere già della sua fine. La mia resurrezione si compì in Spagna. Morto Pedro de la Ardila, detto il Nazareno, scese dal cielo Rafael Velázquez, imprenditore del marmo. All'inizio non sembrava tanto diverso a Madrid. Perfino più facile. Bastava corrompere le persone giuste. Per quanta tensione uno faccia, però c'è sempre un piccolo granello di polvere capace di mandare all'aria anche l'ingranaggio perfetto. Il mio granello si chiama Carlos Hernández e non mi resta che farlo fuori. Ay, triste o risa, de un día a otro todo.